E essendo un contesto particolare, ho scelto un po' furbamente di parlarvi di malattie non melanocitarie in ambito pediatrico. E vedremo insieme alcuni aspetti particolari di manifestazioni del neonato. Parleremo di entomodermoscopia, di malattie infiammatorie, di tricoscopia. Per quanto riguarda il neonato, mi permetto di sottolineare alcuni aspetti particolari che sono quelli dell'alopecia congenita del neonato. Quando noi abbiamo un piccolino con una piccola chiazzetta alopecica, spesso a ridosso del vertice, pensiamo o ad un nevo sebaceo o ad una aplasia congenita. Il nevo sebaceo, quando è classico, è già clinicamente diagnosticabile, perché ha un colorito, la cute ha un colorito di solito rosso-giallastro dovuto alla proliferazione, all'abbondanza di ghiandole sebacee. Quindi si presenta come una piccola chiazzetta alopecica a ridosso del vertice con questo colore. L'aplasia cutis è diversa perché è un difetto di sviluppo che porta alla formazione di piccole aree che possono essere cicatriziali oppure possono essere delle piccole ulcere a livello della regione occipitale. Allora, se così diverse, perché porsi il problema della diagnosi differenziale? Perché talora l'aplasia, il nevo sebaceo, può avere un aspetto roseo, cioè si può presentare con la cute integra, un aspetto roseo, non avere quella componente sebacea così importante clinicamente, e la diagnosi, la dermoscopia ci aiuta a fare diagnosi. Qui vedete un nevo sebaceo con una tinta che è molto simile a quello della cute normale e la presenza di questi laghetti giallastri che sono le ghiandole sebacee che ci permettono a livello dermoscopico di fare diagnosi di appunto nevo sebaceo. Nella plasia cutis abbiamo l'area cicatriziale, questa è una piccola plasia un po' lontano dal vertice, dalla sede più abituale, e qui vedete l'aspetto omogeneo, l'assenza di strutture e ghiandole. E questo, quindi, la dermoscopia in questa epoca di vita ci permette di fare la diagnosi differenziale tra queste due entità che hanno un significato diverso, perché la plasia cutis può essere isolata, può essere associata ad altri difetti, il nevo sebaceo è per lo più, quando presente con queste caratteristiche, isolato. Un'altra forma particolare di aplasia è l'aplasia membranosa o bollosa. Questa è una condizione che viene inclusa nel capitolo delle aplasie, ma ha delle caratteristiche diverse, perché qui non abbiamo l'ulcerazione, abbiamo una sottile membranella, come vedete qui. La cute appare sottile, traslucida, questa può essere idiopatica oppure può essere teratogena o associata a disrafismo. E vedete, questo è l'aspetto, già clinicamente è diagnosticabile, ma questo è l'aspetto dermoscopico e abbiamo dei vasi che partono dalla periferia, hanno queste ramificazioni che tendono ad assottigliarsi andando verso il centro e l'assenza completa degli annessi che abbracciano questa piccola aplasia. E questa perché è importante? Perché a differenza dell'altra, questa molto più spesso si associa a delle alterazioni sottostanti, cioè manca l'osso, vi è un difetto osseo, vi può essere una protrusione di meningi e di tessuto encefalico, cioè un mielomeningocele o meningocele, oppure vi possono essere altre alterazioni come anemalie del reticolo vascolare a tipo sinus pericrani o delle malformazioni arterovenose. E questo lo dobbiamo sospettare maggiormente quando questo tipo di aplasia si associa a un angioma piano o abbiamo il segno del collare, cioè questo ciuffo di capelli neri che abbracciano l'aplasia cutis. Un altro aspetto non raro nel bambino è la presenza di piccole aree giallastre che più spesso troviamo a livello del calcagno, soprattutto nei prematuri quando vengono ricoverati in terapie intensive e sottoposti a diverse manovre, e spesso vediamo a livello del calcagno questi piccoli noduletti giallastri che hanno questo aspetto dermoscopico. Si tratta di calcinosi cutis. E si manifesta come un'area biancastra alla dermatoscopia con questa parte un pochino più scura e questo collaretto epidermico è dovuto alle iniezioni, è un qualcosa che si realizza in conseguenza del foro proprio indotto dall'ago e al deposito di calcio.
volendo allargare, può entrare in diagnosi differenziale con la tungiasi, perché si manifesta con una papuletta biancastra con questa area più scura alla dermatoscopia. Tungiasi è descritta anche nei bambini, c'è un lavoro dei milanesi di Veraldi che ne riporta oltre 10 casi. Ci sono anche alcuni bambini, il più piccolo a 3 anni, ovviamente il piccolo deve camminare, ci deve essere il contagio e quindi non è certamente il caso dei nostri neonati. Entomodermatoscopia, parliamo di infezioni e di infestazioni, infezioni molluschi e verruche, infestazioni pericolosi e scabbia. E parliamo di mollusco. Il mollusco è, vedete, qui è un piccolino con dei molluschi multipli, la clinica è nota a tutti, sono dei piccoli elementi emisferici, talora ombelicati, in numero variabile e più frequenti in alcuni soggetti, come ad esempio negli atopici, una condizione molto comune in età pediatrica. La diagnosi è clinica, ci si avvale della dermatoscopia che è tipica con questa parte centrale che corrisponde all'ombelicatura che può assumere vari aspetti e questa parte polilobulare amorfa circondata da teleangiectasie, questo è l'aspetto tipico del mollusco contagioso. Alcuni si sono divertiti anche a descrivere il pattern vascolare del mollusco contagioso che può essere di diverso tipo, cioè possiamo avere un singolo e diverso pattern vascolare o dei pattern vascolari misti. Comunque sia, per noi perché interessa la dermoscopia? Non tanto per la diagnosi, quando la clinica ha queste caratteristiche, la diagnosi la facciamo clinicamente. È utile invece quando noi abbiamo una clinica che non è tipica, come in questo caso, un mollusco gigante flogosato. Allora abbiamo un noduletto rosso a livello del gluteo in cui la diagnosi di mollusco non è così immediata come nell'immagine precedente e allora il dermoscopio ci aiuta perché ci permette di vedere queste aree rotondeggianti con l'aspetto amorfo, le teleangiectasie sullo sfondo roseo rosso. Quindi in questo caso sicuramente la dermoscopia è utile ed è utile fare diagnosi perché se un mollusco è flogosato questo comporta anche una diversa presa in carico perché il mollusco flogosato va incontro a regressione spontanea, quindi oltre alla diagnosi noi sappiamo che in questi casi non dobbiamo neanche fare il trattamento perché si è innescata una reazione immunitaria di tipo cellulo-mediato che porta alla guarigione. E un'altra condizione poco nota, ma che si osserva nei soggetti con molluschi, più spesso con molluschi flogosati, in cui la dermoscopia può essere utile, è questa reazione a tipo Giannotti-Crosti. A tipo Giannotti-Crosti perché si sviluppano delle papule che sono acroposte, come nella sindrome di Crosti-Giannotti. Come qui vedete sono delle papule che vanno a localizzarsi a livello delle superfici estensorie, degli arti superiori e degli arti inferiori. È considerata da alcuni una reazione idica. E perché è importante differenziarla? Perché questi non sono molluschi, cioè se noi appoggiamo qui il dermoscopio non troviamo la struttura tipica del mollusco perché questa è una reazione infiammatoria. E oltre a saperla riconoscere e fare diagnosi, dobbiamo anche sapere che questa forma qui è una forma particolare che non necessita di trattamento, se non si associa a prurito, quindi se non dobbiamo dare dei trattamenti sintomatici e non dobbiamo trattare neanche i molluschi associati a questa forma, perché i molluschi vanno incontro a risoluzione spontanea in 4-5 settimane, quindi anche un valore prognostico positivo. Diagnosi differenziale, queste piccole papulette ombelicate, mentre in diagnosi differenziale con altre entità, io ho riportato questo, che è stato osservato in un bambino di 7 anni, sono delle piccole papulette di colorito più brunastro rispetto al mollusco,